Mariolo, Kevin, l'altro volo per te, il secondo, un volo diciamo anche importante che ha sbloccato la gara. Ecco, tu adesso alla fine di queste partite casalinghe, perché c'è ancora la partita col Vicenza, puoi fare già un bilancio del tuo giro d'andata, perché tanti dicono che Kevin fa una buona partita, però segna poco, no? Questo è un po' gli attaccati che segnano poco, che però l'hai fatto stasera. Sì, infatti sono molto contento perché è la prima volta che segno in casa davanti ai nostri tifosi, davanti alla nostra gente. Sì, è vero che segno un po' poco, però io comunque do il massimo per la squadra, mi sacrifico e questo è l'importante, che lavoriamo sempre tutti uniti. Magnifico. Kevin, a Crotone c'è stata una sensazione che la tua assenza sia stata fondamentale in negativo per la Juve Stabia, perché vero è che, come diceva il collega, questo è il secondo gol che arriva, comunque non è un volo da prima punta, quindi non devi fare 15 gol, però è fondamentale per la squadra che difende bene, riparte bene, grazie anche al tuo lavoro sporco, sporco tra virgolette, cioè nel riuscire a far ripartire bene la squadra e tenere bene la squadra su, come fa Candellone, come fanno gli altri. Quindi ti stimola questo che mister in te, penso, vede un giocatore fondamentale per la squadra, una chiave di lettura importante per la squadra? Certo, per me è un grande stimolo perché il mister mi chiede di trascinare i miei compagni e io sono molto orgoglioso di farlo. È un ruolo importante per me, infatti sono molto contento e lavoro tutti i giorni per questo. Daniela Sala. Ciao Kevin, complimenti per la tua presentazione di stasera. Quando di solito finisce il girone di andata, c'è sempre la sensazione di paura per affrontare poi quello di ritorno, perché a volte dà l'idea di un campionato questo nuovo completamente. Però dall'altra parte, respirando poi le sensazioni invece di Mister Pagliuca, che sembra che vi dia lo stimolo giusto ad ogni partita, è come se non siamo portati a vivere questa paura. Ecco, una tua riflessione invece nell'affrontare questo. Beh, noi siamo umilissimi, non abbiamo paura del girone di ritorno, di niente. Noi, come ho detto prima, lavoriamo tutti i giorni duramente l'obiettivo è partita per partita e quindi non abbiamo paura di nulla perché ce la viviamo così, giorno per giorno, lavoriamo per questo. Natale Giusto. Ciao Kevin, buonasera. Sera. Volevo chiederti, manca una sua gara al termine del girone d'andata, le avete affrontate tutte, tranne la Z Vicenza con cui giocherete nell'ultima gara. C'è una squadra che più delle altre, secondo te, vi ha messo di più in difficoltà e quindi da considerare di più anche per la seconda parte del campionato come vostra diretta concorrente? Beh, io penso che ogni squadra sia complicato giocarci contro, Non penso ci sia una squadra di cui bisogna avere paura. Noi siamo tranquilli, giochiamo per divertirci. Giovanni Donnarumma. Ciao Kevin, complimenti per la prestazione del gol. Grazie. Ti chiedo quanto ti piace la classifica, se la guardi spesso e che spinta anche stasera la curva che è sempre vicina a voi. Questo è molto bello che la curva è sempre vicina a noi, infatti siamo tanto contenti. E ti dico la verità, io la classifica non la guardo mai. Come ho detto prima, noi ci divertiamo e non pensiamo alla classifica, pensiamo a divertirci. Vedano da noi. Il risultato di oggi, secondo te, è un segnale più per le altre, per dire è difficile venirci a prendere, o a voi stessi per dire siamo davvero lì e chissà? È un segnale per noi stessi perché si vede quanto siamo cresciuti. Da dove siamo partiti a dove siamo oggi, però noi lavoriamo tutti i giorni per divertirci, come ho detto prima. Giacchino Roberto Di Maio. Kevin, ciao, buonasera. Quando il direttore Lovisa ti ha convinto a sposare il progetto Juve Stabia, avresti mai immaginato dopo 4 mesi di trovare già un gruppo così compatto, al di là chiaramente dei risultati del campo, un ambiente così sereno? No, non me l'aspettavo, infatti ho trovato un gruppo meraviglioso, veramente siamo come una famiglia, ci vogliamo tutti bene, usciamo tutti insieme, si sta proprio bene all'interno di questo gruppo. Davide Socca. E questo tridente d'attacco con Bentivegna e Cabellone, come ti sei trovato? No, molto bene, perché ho già giocato con entrambi, con Benti a Carrara e con Leo l'anno scorso, quindi so perfettamente i movimenti che fanno e tutto il resto. Vincenzo Esposito. Mi vedo,
Ormai diciamo, la salvezza è un, diciamo, è un obiettivo acquisito, direi, manca qualche punto, niente di che. Ma adesso nella tua testa cosa c'è? Il divertimento, c'è solo quello, c'è solo quello. Cioè, all'inizio siamo partiti... Sì, sì, ci salveremo e poi ci divertiremo ancora di più. Cioè non ti viene proprio di guardare più lontano? No, io non guardo mai più lontano. Grazie. La dedica a mia ragazza e alla mia famiglia che mi sono sempre vicini. Grazie.